Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 74, Corpus Iuris Civilis. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 125 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo, Riccardo, Frasemo, Lucio, Enrico e dallasicilia.com. Ringrazio anche i nuovi Patreon, Francesco Brocchi, Dario Canfora, Fabio Rigo, Andrea Barreca. Il patron speciale dell'episodio è Antonio Secchi. Grazie Antonio per le fantastiche chiacchierate su Telegram e per l'enorme massa di consigli di lettura. Ho notato come la stragrande maggioranza delle rappresentazioni visive dell'antica Roma si concentrano sulla forza militare, le legioni, i centurioni, le battaglie. Eppure non è così che i romani vedevano loro stessi. Se avessimo chiesto ai romani di cosa andavano più fieri, qual era la costruzione più importante della loro civiltà, quale la base stessa del loro potere, loro avrebbero risposto senza alcuna esitazione che questa era la legge. I romani erano un popolo litigioso, appassionato delle controversie legali. Se volessimo rappresentare i romani accuratamente, dovremmo farne un popolo di avvocati. Non di legionari. In questo episodio analizzeremo quella che forse è l'eredità più duratura del regno di Giustiniano, quello che oggi conosciamo con il nome di Corpus Iuris Civilis, la raccolta di legge e giurisprudenza che è la nostra principale fonte per conoscere il diritto romano. Per farlo ho chiamato in aiuto due persone. Innanzitutto Giulio Stolfi, magistrato e docente di storia del diritto, ma interverrà anche Francesco, studente di giurisprudenza e collega podcaster del podcast Cronache della Terra di Mezzo. Come nello scorso episodio sulla filosofia tardoantica, prima di iniziare vorrei introdurvi all'argomento, in modo che la discussione sia comprensibile a tutti. Quello a cui tengo di più è chiarire la differenza tra le due tradizioni principali del diritto occidentale, il cosiddetto civil law e il common law. Il civil law è la tradizione giuridica dell'Europa continentale che affonda le sue radici nel diritto romano, nella tradizione legale germanica e poi nella grande riforma legale del codice napoleonico. Oltre all'Europa continentale, è alla base dei sistemi giuridici dell'America Latina e di gran parte di Asia e dell'Africa. Il common law è la tradizione giuridica anglosassone, diffusasi poi con l'espansione dell'impero britannico. Caratterizza ovviamente il sistema giuridico del Regno Unito, degli USA e in generale delle ex colonie britanniche. Nonostante le differenze, civil law e common law sono due aspetti di una comune tradizione giuridica occidentale e non sono da vedere in contrapposizione netta. Detto questo, vediamo in cosa differiscono, partendo dal ruolo della giurisprudenza. Sostanzialmente, in common law la norma giuridica è meno astratta di quella del civil law. In esso vige la regola detta stare decisis, cioè i precedenti giudiziari sono vincolanti e vanno seguiti per i successivi casi simili. Le decisioni delle corti superiori vincolano le corti inferiori, anche se le corti superiori possono rivedere i propri precedenti, qualora lo ritengano conveniente. Questa è la ragione che spinge gli avvocati americani a cercare in continuazione un precedente rispetto al caso in questione. Lo abbiamo visto in tutti i film. Negli USA, inoltre, le sentenze della Corte Suprema hanno precedenza persino sul legislatore. La Corte Suprema può emendare o superare anche leggi approvate dal Congresso. In civil law, questo obbligo di rispettare le sentenze precedenti tendenzialmente non sussiste. Inoltre, anche in presenza di un'affermata giurisprudenza, a regnare sono sempre le leggi approvate dal legislatore. È meglio però inserire da subito dei limiti a questa differenza netta. Ci sono casi in cui il precedente ha rilevanza anche in questi ordinamenti, specialmente nell'ambito delle corti di rango superiore. Inoltre i giudici, per consuetudine o per facilitarsi il lavoro, tendono naturalmente a ricalcare le orme dei loro predecessori. Quindi anche nei paesi del cosiddetto codice, la giurisprudenza sta acquisendo rilevanza. La differenza c'è.
ma va progressivamente riducendosi. Un'altra divergenza tra i due sistemi ha a che vedere con il diverso funzionamento delle corti e la differente organizzazione della giustizia. Questo a partire dal ruolo delle corti costituzionali, o corti supreme nel sistema anglosassone, che hanno di solito un ruolo di nomofilachia, cioè di difesa della legge. Infatti le corti costituzionali si pronunciano sulla costituzionalità delle norme di rango inferiore, indicando al legislatore o alle corti inferiori se una legge è compatibile con la Costituzione o se deve essere invece ritenuta incostituzionale e perciò annullata o invalidata. In generale, le corti costituzionali del diritto continentale sono obbligate ad esprimersi su ogni questione che viene loro posta. In ambito common law, invece, le corti supreme, sia inglese che americana, adottano una specie di filtro nella selezione dei casi su cui si pronunciano, accettando al loro giudizio solo pochissime sentenze ogni anno, ovvero quelle che hanno una certa rilevanza o che pongono una questione nuova. La decisione delle corti supreme su questi casi è legge per tutti i gradi di giudizio inferiori. Un'altra differenza è l'importanza del processo. Nei sistemi di common law, la maggior parte delle controversie vengono regolate con modalità extragiudiziali, con l'accordo tra le parti o attraverso dei giudici di pace. Anche per i casi penali, spesso i casi vengono chiusi con un accordo tra l'equivalente del pubblico ministero italiano e gli avvocati dell'imputato. Le procedure extragiudiziali hanno minore tradizione e importanza nei sistemi basati sul codice civile, che vengono invece determinati più spesso in tribunale. Questo si rispecchia anche sul numero dei giudici. In ambito civil law i giudici togati sono numerosi, in ambito anglosassone sono molti meno. Le differenze sono ancora più rilevanti nel sistema penale, ma questo è meno importante ai fini della nostra discussione, visto che la maggior parte del diritto romano codificato da Giustiniano ha a che fare con quello che oggi definiremmo il diritto civile, non quello penale. Le radici storiche di questi due sistemi sono molto diverse. La tradizione del common law nasce nel corso dei secoli, grazie allo stabilimento della monarchia normanna dopo la conquista dell'Inghilterra nel 1066. La monarchia normanna era caratterizzata da un sistema di corti fortemente centralizzato che ha contribuito alla diffusione di un unico diritto valido su tutto il territorio inglese. In Europa queste condizioni non si sono venute a creare. Fino all'Ottocento il panorama giuridico continentale è stato dominato dal diritto romano, dai diritti romano-barbarici, dal diritto canonico e dalle consuetudini locali. Ne risultava un quadro giuridico molto complicato, con la persistenza in un unico territorio di vari diritti diversi. Come vedremo nell'intervista, il vero fiorire del sistema giuridico romano-germanico si ha nel XII e nel XIII secolo, quando le nuove università europee proporranno lo studio del diritto quale ricerca della regola di merito più giusta, sulla tradizione del diritto romano giustinianeo, affiancate dal diritto canonico. In questo senso, se il common law è legato al rafforzamento del potere regio e all'esistenza delle corti regie, il sistema giuridico del civil law è fondato su una comunità culturale di giuristi che interpretano e utilizzano principi che non sono stabiliti dall'autorità politica. Questo stato di cose durerà fino alla Rivoluzione francese. Sarà infatti il codice napoleonico del 1804 a riformulare la struttura del civil law come la conosciamo oggi, collegando strettamente la forza del diritto all'autorità della legge. Una delle critiche che si fanno spesso in ambiente anglosassone alla tradizione continentale è che sia naturalmente più autoritaria, perché prevede la supremazia del legislatore sulla giurisprudenza. L'accusa è la seguente: è sufficiente che un governante autocratico controlli il processo di produzione delle leggi e le corti non avranno modo di limitarne o smontarne l'applicazione. Vedremo cosa ne pensano i nostri ospiti di questa accusa. E questo è quanto per ora. Spero mi perdonerete se in questa introduzione non sono stato all'altezza di chi giurisprudenza la studia, ma ahimè sono ancor meno giurista di quanto sia filosofo.
Spero però di avervi fornito gli strumenti di base per comprendere il prossimo episodio, perché è ora di parlare di Rescripta, Pretori, Papiniano, Codice Teodosiano, Digesto, Novelle e molto altro ancora, perché siamo in partenza in un viaggio verso il cuore della civiltà romana, la sua legge. Salute e salve, benvenuti su Storia d'Italia, oggi puntata speciale, ovviamente come anticipato, parliamo di diritto, un argomento su cui io non sono assolutamente ferrato e a lungo mi sono posto la questione di cosa fare a riguardo, studiare nel dettaglio il diritto romano e il corpus iuris civilis o chiedere l'aiuto da casa, come si faceva nel milionario. In questo caso ho deciso che era decisamente meglio di chiedere aiuto da casa e sono particolarmente fortunato perché ho ben due aiuti da casa. Quindi vorrei dare innanzitutto la parola a Francesco, se vuoi presentarti. Salve, buongiorno a tutti, è un onore essere qui. Sono uno studente di giurisprudenza, ma il professore ne sa più di me, ma spero di poter offrire qualche domanda utile alla conversazione. Grazie Francesco, e poi come hai anticipato abbiamo il prof Giulio Stolfi con noi. Giulio? Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buongiorno a seconda di quando ci sentirete. Grazie a voi, innanzitutto sgombriamo il campo da un equivoco, nel senso che io non sono un professore, anche se Francesco ha avuto la sfortuna di avermi come docente, ma di mestiere io faccio il magistrato, collaboro con la cattedra del mio maestro alla mia università di storia del diritto, e la mia passione è la storia giuridica. Da quando mi ci sono laureato, ci ho fatto il dottorato a Firenze, anche se su questioni che con il diritto romano hanno ben poco a che vedere, perché come dicevo prima io sono un modernista, significa che io mi occupo principalmente di questioni che riguardano la storia del diritto moderno. Tuttavia la storia è un fiume che non procede, diciamo, con delle chiuse, non ha dei compartimenti stagni. È un fluire ininterrotto, e per capire il diritto moderno, per capire il diritto attuale e forse anche per capire il diritto futuro, la traiettoria del diritto nel quale voi e noi, ma soprattutto voi, vivete immersi, bisogna capire, diciamo, andare alla sorgente, andare alle sorgenti del fiume, e quindi capire tutto il flusso, tutto il corso dell'acqua. Quindi inevitabilmente un pochino ci si incontra anche con delle cose più risalenti. Vabbè, io chiedo scusa di aver detto solo professore, non di aver detto professore e magistrato. Professore non lo tolgo, perché per me professore non è anche se non è corretto, io non lo tolgo, non lo ritraggo, ma comunque c'era da aggiungere magistrato, molto importante. Allora no. Importante. Allora, oggi parliamo in particolare della svolta che avviene nel VI secolo nella storia del diritto mondiale, perché quasi tutti lo sanno, ovviamente, Giustiniano, sin proprio dall'inizio del suo regno, decide di innovare in modo particolare nella storia del diritto romano. Ma prima di andare a cosa ha fatto Giustiniano, quello che ci terrei a chiarire, magari, con chi ci ascolta, è come funzionava invece il diritto romano prima di Giustiniano. Perché io sono rimasto veramente stupito leggendo i libri, a questo ovviamente per quel che posso, su questi argomenti, e notare come ad esempio la giurisprudenza nel diritto romano ante Giustiniano aveva un ruolo molto rilevante. Ovviamente la giurisprudenza sono i pareri dei giuristi contro le leggi, le istituzioni, che sono invece le leggi scritte e approvate dal Parlamento, un tempo dal Senato, dal popolo romano. E ho scoperto che i giuristi avevano molto potere nel diritto romano ante Giustiniano, tanto che mi è quasi sembrato il sistema della cosiddetta common law, la tradizione anglosassone. E qui probabilmente dico un'eresia. Quindi volevo chiedere quanto è eresia questa cosa.
Ma in realtà questa è una cosa che probabilmente tutti noi che ci accostiamo allo studio del diritto e che diamo allo studio del diritto un inquadramento storico ci colpisce. Nel senso che in effetti quando noi parliamo di questo formante giurisprudenziale molto importante nel diritto romano, soprattutto classico, facciamo riferimento soprattutto al cosiddetto ius honorarium, cioè quello che vedeva nella figura del pretore e nell'editto pretorio il suo, come dire, cardine principale, inevitabilmente sorge il richiamo con la tradizione del canon law, che tra l'altro sembra avere proprio un meccanismo anche processuale che è uguale, cioè quello del writ praticamente, per cui non è che esiste un diritto di azione generale, così come esiste oggi incardinato in un robusto, rigido, se vogliamo, un robusto quadro di principi positivizzati, normativi. No, esiste un problema che viene risolto... Un attimo, magistrato, la interrompo per dire... Spieghiamolo, cos'è il diritto d'azione? Il diritto di agire in giudizio. Il diritto di agire in giudizio. Quindi non esiste, come dire, un diritto generale che di agire in giudizio che poi si incanala in un sistema, diciamo, normativamente prefissato, ma esistono come proprio degli strumenti pratici. Quindi quelli che nel diritto anglosassone sono i cosiddetti writ, quindi sono praticamente il writ è una, come dire, una corruzione anglosassone del latino breve, quindi sono fondamentalmente delle lettere che venivano emanate dalla corte per affermare la propria giurisdizione e per dare, come dire, un'indicazione nel caso concreto, quindi erano le singole azioni che potevano essere esperite per ottenere tutela. Per esempio questo è quello che probabilmente vedremo fra poco quando si scatenerà la famosa battaglia legale davanti alla Corte Suprema nel caso Trump versus Biden, se dovesse succedere, perché per poter attirare questa controversia alla sua cognizione, la Corte Suprema, che è la massima istanza federale giurisdizionale del sistema degli Stati Uniti, dovrà emettere un writ. Per esempio quello che generalmente fa la Corte Suprema in questi casi, prendendolo paro paro da quello che succede nel diritto anglosassone, è quello che loro chiamano, con una pronuncia naturalmente per noi latini mediterranei abbastanza bislacca, loro lo chiamano writ of certi orari, certi orari, sì, lo diremmo. Praticamente la Corte emana questo breve, questa specie di lettera di missiva che ha un contenuto precettivo per dire: io voglio capirci meglio su questa questione, quindi attrae una particolare questione alla sua giurisdizione. È un po' simile a quello che succedeva con la tutela che veniva offerta dal pretore, dove in effetti, facendo seguito a quelle che erano le lacune del quadro giuridico preesistente, invece più rigido, più rituale, più formalizzato, poi ne parleremo se abbiamo un attimo di tempo, il pretore, appunto questa figura istituzionale del diritto romano classico, volta per volta all'inizio della sua carica, poi diventò un editto perpetuo, ma insomma qui non stiamo a fare proprio esattamente tutto il compendio del corso di istituzioni di diritto romano, di storia del diritto romano, se no non ce la facciamo. Ci facciamo mezzanotte, esatto, ci facciamo mezzanotte, il pretore enumerava i singoli, come dire, le singole problematiche, diciamolo in modo atecnico, le singole azioni che potevano trovare una risposta, una tutela giurisdizionale nelle singole azioni. È chiaro che quindi intorno a questo diritto che si forma più sui volti che sui piedi, no? Perché noi oggi abbiamo il diritto di azione, come ho detto prima. Cioè, se io ho un diritto soggettivo, cioè praticamente una posizione che l'ordinamento sostanziale tutela, allora io ho anche il diritto di agire in giudizio per difenderla, per affermarla, no? Mi spiego? Sì. Viceversa, questo quindi è un diritto che parte da un pieno, nel senso che io ho un quadro sostanziale in cui ho una serie di diritti, una serie di diritti, di interessi, naturalmente, posizioni giuridiche soggettive. Invece, al contrario, il diritto, come dire, basato su questa attività, come dire, caso per caso, non ex ante ma ex post dell'organo munito di giurisdizione che chiama a sé determinate controversie per risolverle, è un diritto che si modella più sui vuoti che sui piedi. Cosa mi spiego? Quindi io ho un'istanza di tutela e a quel punto è il giudice, diciamolo proprio in senso molto molto tecnico, è il giudice che mi come dire, modellerà uno strumento che sia dal punto di vista processuale ma sia anche dal punto di vista sostanziale risponde a quell'esigenza di tutela. Mi spiego?
Quindi è una meccanica, un meccanismo, è una dinamica in cui c'è, come dire, un'esigenza, un'istanza di protezione giuridica a cui viene data una risposta concreta, nel caso concreto, da parte dell'organo che è munito di giurisdizione. Se posso vedere se ho capito io, ok? Nel sistema corrente europeo, che deriva dal Corpus Iuris Civilis, ci arriveremo, sostanzialmente io ho una serie di diritti che posso proteggere, sono protetti dalla legge e sono predefiniti ex ante, cioè in anticipo. Mentre nel diritto la proiezione processuale di questi diritti che è predefinita ex ante. Viceversa, nel diritto, come dire, romano pretorio e nel diritto anglosassone, nel canon law, possiamo dire che questi sono accomunati dalla caratteristica per cui l'istanza di tutela giurisdizionale e l'istanza di tutela sostanziale sorgono insieme nello stesso momento in questa dialettica che c'è tra il soggetto che chiede al giudice una tutela e il giudice che gliela accorda. Mi spiego? Adesso penso sia più chiaro. E quindi è una questione del giudice che sostanzialmente dice: io ho diritto di giudicare, non ti dico che hai ragione all'inizio, però ti dico che io ho diritto di giudicare su questo argomento perché sono competente, perché questo è un argomento che, a cui io posso rispondere, e da questa azione nasce la possibilità di avere un giudizio. Scusa, io riporto a terra perché, ahimè, se lo devo capire io in modo che sia comprensibile anche a chi magari non ha mai studiato. Non ha mai studiato legge, quindi voglio che sia chiaro a tutti. Ecco, per questo chiedo scusa se magari la terminologia non è tecnica, eccetera. Però. Lo scopo della nostra conversazione non è fornire una terminologia tecnica, perché puoi dire, meglio di come lo facciamo noi, uno si va a iscrivere a giurisprudenza, si fa gli esami di corso, di laurea di giurisprudenza e dice, ah mamma mia, ma quando che sei lì, hanno detto, Marco, che io sto la sera. No, questo, diciamo, l'idea è quella di dare una conoscenza, nel senso una comprensione del fenomeno in una prospettiva storica per chi giurista non è. Quindi, facciamo un caveat, mettiamoci un cartello grosso come una casa, stiamo facendo un discorso non tecnico, un discorso di comprensione storica del fenomeno giuridico. Però su questo volevo dire una cosa. Sì. Cioè, volevo dire, non è tanto, e questo è importante, perché è un po' un'idea che noi ci portiamo appresso, ma è un'idea storicamente sbagliata. Su questo io mi vorrei soffermare. Uh-huh. Non è tanto dal Corpus Iuris e quindi dal diritto romano, diciamo, giustinianeo, che deriva la nostra mentalità, come io ho cercato di descriverla, diciamo così, in modo a parole mie, come si suol dire. Ma è da un altro fenomeno che con il diritto romano non c'entra assolutamente niente, cioè dalla nascita dello Stato moderno. L'attuale conformazione del nostro sistema giuridico è profondamente mutata da questo fenomeno in cui noi viviamo ancora tutti immersi, che è la cornice istituzionale, politica, costituzionale in cui noi viviamo, che è lo Stato moderno. Quindi lo Stato post-napoleonico, diciamo? Ma diciamo anche prima. Allora, non esiste, non possiamo dire un momento in cui è nato lo Stato moderno. Se vogliamo fare proprio così un'immagine simbolica, lo Stato moderno, io lo dico sempre quando faccio i miei noiosissimi corsi sulla nascita dello Stato moderno, lo Stato moderno nasce nel momento in cui vicino Roma, ad Anagni, il Papa Bonifacio VIII, siamo agli inizi del 1300, XIV secolo, stava là nella sua residenza estiva. A un certo punto arriva, non si sa se, Guillaume de Nogaret, inviato il re di Francia, Filippo IV il Bello, oppure un suo, come dire, accolto della nobiltà romana, a Colonna, che con il guanto del Barnabra, diciamo, si appone al Papa perché aveva osato affermare una tesi che classicamente in tutto il Medioevo si riproponeva almeno alla riforma gregoriana, la lotta per l'investitura, cioè quella del fatto che se è vero che esistono due spade, una spirituale e una temporale, la spada che brandisce il Papa, cioè il potere spirituale, è sempre superiore a quella del potere temporale. E quindi quando Filippo IV il Bello riesce ad imporre questo, e poi morto di crepacuore con il faccio ottavo, riesce addirittura a trasferire la sede del papato ad Avignone, ecco che questa entità politica, questo potere di governo, che è qualitativamente diverso da quello che l'aveva preceduto,
assume una sua natura che è quella che ci portiamo a questo. Perfetto, perfetto, adesso è chiarissimo. Abbiamo capito che il diritto romano anti-giustiniano è abbastanza diverso dall'immagine che abbiamo normalmente. Il pretore, comunque i giuristi, hanno un ruolo molto importante, tra virgolette legislativo, si può dire, quasi legislativo. Aspetta Marco, aspetta, su questo però ti faccio un piccolo intervento per dire che in realtà quando noi parliamo di diritto romano pre-giustinianeo, noi parliamo di un'esperienza giuridica che aveva già mille anni. Sì, certo, certo, certo. Per cui dobbiamo comunque tenere presente una periodizzazione. Cioè, il discorso che noi abbiamo fatto, volutamente pasticciando tra di noi, è quello che riguarda un particolare fenomeno del diritto, soprattutto di età classica. Già dall'età del Principato Adrianeo, in realtà, questo sistema dello ius honorarium si cristallizza, diventa molto più rigido, perché l'editto del pretore diventa un editto perpetuo. Ok? In realtà il diritto che c'era immediatamente prima di Giustiniano, paradossalmente potremmo dire che è un diritto molto simile a quello che poi c'è stato dopo Giustiniano, nel senso che era dominato, e la parola non è causale, non è casuale, dalla figura dell'imperatore. Quello che noi oggi chiamiamo il sistema delle fonti, ma il sistema delle fonti è una terminologia che a me non mi piace, perché è una terminologia otto-novecentesca ed è una terminologia che descrive un fenomeno che è tipico dello Stato moderno. Diciamo i meccanismi di produzione e applicazione del diritto dell'età imperiale erano, come dire, già molto diversi rispetto a quelli del diritto romano classico, che a loro volta erano ancora molto diversi rispetto a quelli del diritto romano preclassico. Quindi qui dovremmo introdurre la distinzione tra quello che era lo ius quiritium, l'originale diritto, come dire, dei diritti, della radice, come dire, quasi tribale della romanità, da cui poi origina lo ius civile, che poi si contrappone allo ius gentium, nel quale poi si inserisce lo ius honorarium. Insomma, la storia è complessa. Certo, possiamo dire che nell'età imperiale, dopo il Principato Augusteo, all'inizio del dominato, quindi nella grande crisi, diciamo così, nella grande crisi trasformativa della tarda antichità, c'era un grande magma, nel senso che stava per porsi in essere quello che gli inglesi chiamerebbero uno shift, cioè una traslazione proprio di paradigmi da un modello di concepire il diritto ad un altro modello di concepire il diritto. Quindi, per esempio, già prima di Giustiniano noi avevamo questo problema grosso del fatto che il fuoco, il punto di fuga principale dell'ordinamento non era più tanto su, diciamo così, questi strumenti del diritto giurisprudenziale quanto sugli strumenti del diritto diciamo posto dall'autorità del principe, o meglio del dominus, dell'imperatore, con i rescripta, no? Esatto, anche con i rescripta. Il rescriptum è una delle tipologie, diciamo così, attraverso le quali la persona sacra dell'imperatore del dominato dal III secolo in poi si esprime e esprime una giuridicità. Esatto, lo specifico per gli ascoltatori, i rescritta erano, se correggimi Giulio se sbaglio, le risposte dell'amministrazione imperiale, di solito esatto, a nome dell'imperatore, ma erano ovviamente i giuristi dell'imperatore, alcuni molto famosi, che rispondevano a domande su punti di diritto dai singoli cittadini romani che potevano fare appello a decisioni di giudici di livello inferiore, corretto? Attenzione, questo è esatto, questo però diciamo ci impone una precisazione, nel senso che il prescritto era una cosa simile a quello che noi oggi, diciamo, chiamiamo la risposta ad un interpello, no? Se oggi per esempio noi abbiamo un problema di tipo tributario, facciamo un interpello all'Agenzia delle Entrate, ok? E questa ci risponde, diciamo così, con un atto amministrativo, quindi che non è, come dire, non ha una valenza propriamente normativa, però, diciamo così, è un'interpretazione che si presta ad applicarsi per una serie indefinita di casi, diciamo, esatto, così. Sì, e quindi tendenzialmente assume una valenza. Però il rescritto imperiale veniva introdotto da una frasetta che ci fa capire proprio tutta la sua differenza rispetto a quella che invece è la decisione giurisdizionale, la decisione proprio dell'imperatore. Cioè, l'imperatore, o meglio, la sua burocrazia, i suoi giuristi, rispondevano al soggetto che aveva fatto questo interpello
con questa frase, cioè se quello che tu mi dici è vero, esatto, se i fatti che tu mi rappresenti sono messi in questi termini, allora io ti rispondo che la soluzione da dare alla questione è questa, questa, questa. Sì, sì, sì. Questo per dire che, attenzione, io non sto valutando il fatto, non sto dando una soluzione concreta alla controversia, non sto agendo come giudice, sto agendo come massima autorità amministrativa che ti propone una interpretazione, diciamo, generale, vincolante, però pur sempre amministrativa, del diritto. Esatto. Okay? Ho un'altra curiosità. Forse non tutti sanno che i re scripta esistono ancora. Ah! Eh sì. Eh sì, perché ci sono i re scritti nel diritto canonico. Ah, perfetto! Oggi, per esempio, se noi andiamo nel sito della Santa Sede, ci sono i re scritti della sede apostolica. Però questi non sono più delle risposte a dei quesiti che hanno una valenza giuridica tendenzialmente generale, ma sono dei veri e propri atti amministrativi. Per esempio, uno degli ultimi rescritti di Papa Francesco è quello che ha trasferito alcune competenze che prima appartenevano ad altri soggetti in materia finanziaria, in risposta agli ultimi, diciamo, problemi che ci sono stati, la famosa storia che diciamo, si trascina da anni, eccetera, a un altro ente che si chiama APSA, Amministrazione Patrimoniale, eccetera, eccetera. E quindi questo è stato fatto con un atto amministrativo che si chiama rescritto. E questo è tipico di tutte le società umane, sostanzialmente le parole poi migrano, no? Migrano qualcosa, poi con il tempo possono passare a significare qualcos'altro, ma è molto interessante quello che hai detto, perché la Chiesa per moltissimi versi ha ereditato tantissima della tradizione imperiale romana, quindi non mi stupisce che abbia ereditato anche questo. Quindi la cosa interessante... Ma anche il nome di Curia, in realtà, tu lo sai benissimo, forse lo avrai pure spiegato ai tuoi ascoltatori, che la Curia, in realtà, che cos'è? La Curia è il palazzo dell'imperatore della tarda romanità. Certo, certo. Il palazzo... Il sacro palazzo. Il custode del sacro palazzo era uno dei ruoli amministrativi della burocrazia imperiale della tarda antichità, e il sacro palazzo era la Curia, esattamente. E infatti, come ho detto, insomma, il papator eredita proprio la terminologia anche della Roma imperiale, e lo vediamo in tanti altri casi. Infatti anche la common law nascerà da una serie di corti che al tempo della conquista normanna si chiamavano la Curia Regis, che erano tre corti di Westminster, da cui è nato in seguito, col passare del tempo, il common law. Anzi, a questo proposito, diciamo un'altra cosa, che la Curia Regis, cioè la corte del re, fondamentalmente, è il tronco da cui si dipartono tutti i rami di quella che poi diventerà, da un lato, l'amministrazione dello Stato, dall'altro l'amministrazione della giustizia. In Francia è la stessa cosa, anche in Francia c'era la Curia Regis, dove poi da un lato si svilupperanno tutti quegli organismi, diciamo, che poi diventeranno amministrativi, Conseil du Roi e via elencando, dall'altro si svilupperanno invece le Cour de Parlement, cioè praticamente le supreme istanze giurisdizionali, e tra cui anche la Cour de Comptes, che è l'antenato della Corte dei Conti. Esatto. Io già ho studiato un po' sulle questioni francesi, alcuni di questi termini mi hanno... Però non possiamo divagare troppo. Allora, arriviamo a Teodosio e al V secolo. Si sono accumulati secoli e secoli di re scritta, alcuni in contraddizione l'uno con l'altro. Quindi, correggimi di cosa sbaglio, comunque al tempo di Teodosio... E non solo di re scritta, anche di constitutiones, quindi di atti che avevano valore di legge, ma che naturalmente potevano esprimersi in vari modi. E qui ci sta bene citare proprio dal Corpus Iuris le due definizioni di constitutio che ci danno Gaio e Ulpiano: constitutio principis est quod imperato vel decreto, vel edicto, vel epistula constituit, dice Gaio. Ulpiano dice: quocunque ictus imperato per epistulam constituit, per cognoscens decrevit, per edicto precedit. Quindi constitutio in realtà significa soltanto id quod constitutum est, cioè ciò che l'imperatore ha voluto e ha giuridicamente portato ad esistenza. È la legge, ma come lo fa? Attraverso strumenti che possono essere diversi. L'epistola, no? Sono quelle che poi nel diritto medievale e poi moderno diventeranno le lettere patenti, cioè il sovrano scrive una lettera
che però non è chiusa, cioè non è destinata soltanto al suo destinatario, scusatemi il gioco di parole, ma è aperta. Quindi... è aperta a tutti, è una lettera per tutti i cittadini dell'impero. Per tutti i cittadini. Ancora oggi gli americani hanno questi brevetti, oppure questi atti, comunque con diversa valenza giuridica, che cominciano con "to whom it may concern". Yes. A tutti quelli a cui possa interessare, vedete come anche le email, purtroppo ogni tanto anche quelle le email però... peggiori, le email peggiori. Va bene, no, allora è chiarissimo. La questione che a me ha affascinato tantissimo è come il codice teodosiano cerca di trovare una soluzione al problema di costituzione ora scritta che non concordano tra loro, con questa regola che prevede una sorta di maggioranza tra i giuristi più famosi della storia imperiale, no? In cui se la maggioranza sono d'accordo, allora ovviamente si segue la maggioranza tra i cinque più importanti. Se invece sono in disaccordo, vince Papiniano, quindi viene nominato un giurista che è sopra agli altri. E ho trovato questo proprio un meccanismo veramente un po' bizzarro anche per decidere questioni di giurisprudenza in base alla maggioranza sostanzialmente. Ma lo sai che questo meccanismo in realtà è alla base del funzionamento di una praticamente delle come dire, dei meccanismi di produzione di regole anche giuridiche più importanti, per esempio nel diritto islamico. Ah, perfetto. Ancora oggi, per esempio, la concordanza su un determinato punto di tutte le principali scuole della giurisprudenza coranica è, come dire, indice del fatto che quella produzione è buona e quindi diventa fonte del diritto. Per cui la storia fa i suoi corsi e ricorsi. È veramente interessante, veramente interessante. Ok, quindi questo stiamo proprio volando sui secoli, me ne rendo conto. Arriviamo al VI secolo. Secondo te, Giulio, perché Giustiniano si imbarca in questo enorme progetto di riforma del diritto romano? Allora, questa è una bella domanda, nel senso che la figura di Giustiniano a me personalmente mi ha sempre affascinato molto, perché Giustiniano è un uomo al confine, in un certo senso come noi, cioè noi non viviamo un'epoca di cambiamenti, ma viviamo un cambio d'epoca. Anche Giustiniano, tutto sommato, ha questa figura di uomo di confine fra due mondi e fra due ere, come dice Guccini in quella bellissima canzone che tra l'altro parla proprio del regno di Giustiniano. Giustiniano, uomo di confine, fondamentalmente è strano interpretare che cosa volesse esattamente. La formula che ci ha tramandato quello che ufficialmente doveva essere il suo volere è quella della restitutio imperi, no? La particolarità di Giustiniano, che a me ha sempre colpito, è che alla fine Giustiniano, più che essere il primo degli imperatori di questo impero romano restituito alla sua pristina grandezza, in realtà è l'ultimo anche degli imperatori che hanno una prospettiva globale sulla romanità, perché Giustiniano, nipote di Giustino, un generale di origine, mi sembra illirica se non lo sbaglio, sì, però sì, comunque sì, della parte, diciamo, di quella che era la provincia illirica dell'impero romano, è l'ultimo dei sovrani, diciamo così, di Costantinopoli, dei sovrani d'Oriente, che è cresciuto in una cultura Latin speaking. Sì, latinofona. E infatti viene dai Balcani latinofoni, ha una prospettiva, una visione ancora di tutto l'impero romano. Ha una visione di tutto l'impero romano che dopo di lui non ci sarà più. Sì. Infatti il codex sarà scritto originariamente in latino. Almeno esatto. Ed è l'ultima, le prime tre compilazioni. Esatto, perché poi alle novelle, se lo so che sono state scritte poi in greco. Però un po' in latino, un po' in greco. Un po' in latino, un po' in greco. E quindi la questione è che è un certo senso è l'ultima volta, anche nella tradizione di Costantinopoli, in cui si va a scrivere la legislazione in latino. E serve proprio come chiave di lettura per capire il passaggio, forse, tra un primo e un altro. Ma infatti poi le continuazioni bizantine del codex giustinianeo e di quello che noi chiamiamo il corpus iuris, ma che in realtà è il corpus iuris. Esatto, non è il nome esatto, vogliamo spiegarla questa cosa? Corpus iuris civilis è un'etichetta che è molto più vicina a noi nel tempo, esatto, perché la prima volta che viene usata è nel 1500. Tra l'altro il corpus iuris civilis, così come ci è arrivato a noi addirittura negli anni 50, all'epoca forse di mio nonno o dei vostri nonni, quando potevano fare gli avvocati in tribunale,
avevano addirittura le edizioni tascabili del Corpus Iuris, perché all'epoca si usava ancora, sia pur solo per motivi esornativi, eccetera, eccetera. Però questo per capire l'eredità culturale enorme, l'influenza culturale enorme che ha avuto questo prodotto normativo nella nostra cultura e nella nostra storia. Vabbè, ebbene, quello che noi siamo abituati a prendere in mano, il Corpus Iuris Civilis, in realtà è un prodotto del Medioevo e della prima modernità, esatto. Ok? Quindi il termine Corpus Iuris Civilis, come d'altronde anche il termine Corpus Iuris Canonici, è un termine cinquecentesco. Sì. Questi prodotti giustinianei in realtà non è che avevano questa etichetta unificata, esatto. Probabilmente da un certo punto in poi non li vedevano nemmeno come un corpo organico, erano sì organici nel senso che erano lo sforzo organico di sovrano riformatore di Giustiniano, ma non erano l'opera unitaria che non sono attuati, anche perché sono stati approvati a distanza di pochi anni in modo distinto e in modo separato. Ci vuoi dire quali sono le componenti del corpus, quindi quelle che poi andranno a formare corpus dall'età moderna in poi, quindi quali sono e quali scopi avevano, perché sono diversi? Allora, noi abbiamo finora parlato del codex, abbiamo evocato il codex in qualche modo. Allora, il codex che cos'era? Era proprio, diciamo così, un po' quello che non a caso fu il primo ad essere così sfornato fra questi prodotti. Poi in realtà noi adesso vediamo l'ultimo, perché il codex nella sua originaria versione non ci è pervenuto, mentre viceversa ci è pervenuta la sua riscrittura, che è quello che infatti noi siamo abituati a chiamare codex repetite prelezionis, perché è una seconda edizione, diciamo. Comunque il codex fondamentalmente è una sorta di collezione in latino, attenzione, quelle che erano considerate vigenti all'epoca fra le costituziones imperiali, e quindi diciamo usa dei mattoncini anche precedenti, per esempio usa anche il codex Theodosianus, quelli che erano delle collezioni private, si chiamavano codex Gregorianus, sì. Codex Hermogenianus, e poi naturalmente ci mette dentro pure quelle emanate poche all'inizio, perché diciamo che Giustiniano questa cosa si mise in testa di farla dopo appena 6 mesi, esatto, all'inizio ascesa come unico imperatore, che prima era coimperatore con Giustino, con lo zio, poi quando morì Giustino iniziò il suo vast programma, come avrebbe detto il generale De Gaulle, e poi però naturalmente col tempo, fino ad arrivare al codex repetite prelezionis, si è arricchito anche di quelli che erano i prodotti, le costituzioni singole emanate, sì, per questo o per quel motivo da Giustiniano. Specifichiamo che costituzioni sono le leggi, ok? Perché... Le costituzioni, come abbiamo detto prima, possono essere costituzio indica, diciamo così, come dire, la sostanza normativa. La forma potevano essere delle epistole, potevano essere dei decreta, potevano essere degli edicta. Insomma, sono varie forme, vari strumenti con cui si dava corpo alla Costituzione, che è, diciamo, esprime la sostanza della legge. Ok, perfetto. La famosa frase, quod principi placuit, legis habet vigorem, in realtà non significava, come poi nell'epoca moderna gli si è voluto far dire, che la volontà sovrana è legge, ma che quello che il sovrano come normatore, l'imperatore come normatore, il princeps come normatore ha costituito, o il principi placuit, è equiparabile alla lex come prodotto del populus, quindi sì, il torno esatto classico. Chiusa parentesi, sì, dopo il corpus, il codex, scusate, abbiamo il digesto, sì, che è la parte, diciamo così, più straordinaria, certo, di questo prodotto. Di gran lunga la più importante, questo mi ha stupito. Di gran lunga la più importante, sì. Digesto o pandette, a seconda naturalmente, un tempo si diceva addirittura, non nella mia zona, però per esempio il mio professore al dottorato a Firenze diceva sempre che i vecchi avvocati toscani qualche volta dicevano non ho studiato giurisprudenza, ma ho studiato pandette. Quindi okay, per dire è durato a lungo per capirci che influenza culturale nella nostra civilizzazione, che chiamiamo malamente, ma per mancanza di altre parole, occidentale, ha avuto questa benedetta opera. È una raccolta fondamentalmente di frammenti di circa 38, quindi anche questa è un'innovazione, perché con la legge delle citazioni in realtà si era detto no, basta, qua non si capisce niente, usiamone soltanto 5, invece ci sono circa 38 giuristi dell'età classica e post-classica
Quindi tutte, come dire, le affermazioni giurisprudenziali di questi giuristi, di questi giureconsulti, che formavano un po' il tesoro, il deposito della sapienza giuridica della latinità classica ed imperiale, vengono raccolte in questo digesto ed ordinate. Dopodiché la cosa particolare, diciamo così, è che Giustiniano aveva dato ai redattori del digesto, guidato uno staff, un team, diciamo così, tecnico, guidato dal suo ministro Triboniano, che era un giurista, non a caso, aveva dato licenza di emendare, quindi praticamente di effettuare anche una sorta di intervento di concordanza oppure ortopedico, laddove si trattava di rendere organico questo corpus, diciamo così, di frammenti giurisprudenziali. È un'opera straordinaria, perché appunto Giustiniano, che si presenta come colui il quale vuole riportare in vita, come dire, l'integrità del mondo latino, appunto, che cosa fa? È, come dire, un po' il suo esecutore testamentario, cioè mette insieme tutto quello che la giurisprudenza aveva prodotto fino ad allora, tutto quello di più significativo che aveva prodotto fino ad allora. Poi c'è un altro pezzetto. Aspetta, prima che passiamo al prossimo pezzo, voglio provare a essere polemico. Sì. Una cosa che ho letto, io poi leggo molto anche libri, diciamo, anglosassoni su questo argomento, è una cosa che hai fatto già notare, il punto che fecero concordare anche quando non concordavano a forza. Un'altra cosa che era stata fatta notare è che il digesto non va a salvare semplicemente il diritto romano, come spesso mi è stato detto a me, ma va a cancellare tutto il passato, cioè tutto quello che non entra nel digesto, e c'è molto più che non entra di quanto entri, perché io ho i dati, non so se sono corretti, ma 3 milioni di linee di testo e sono entrati 150.000, quindi stiamo parlando più o meno del 5%, dato proprio brutale matematico, e tutto quello che non entra nel digesto, quindi la commissione decide di non inserirlo, viene proprio bruciato, proprio distrutto, perché non deve essere più considerato. Ma questo perché? Qua ci addentriamo in un discorso molto profondo, nel senso che noi questa operazione, naturalmente per noi questa operazione è incomprensibile, però noi siamo figli della modernità, cioè noi abbiamo un approccio alla storia che è qualcosa che nella storia dell'uomo, se ben ci pensate, è molto recente, non è mai esistito, è molto recente. Noi abbiamo un approccio, come dire, e per esempio in alcuni campi, diciamo così, dell'attività umana, questo approccio che noi abbiamo, per esempio con riferimento all'eredità culturale del passato, è molto più recente, per esempio nell'architettura, no? L'idea che si dovessero conservare gli edifici del passato è ottocentesca, fondamentalmente ottocentesca. L'idea che si dovesse conservare memoria di ciò che era stato nel passato, in quanto passato, è un'idea fondamentalmente propria dell'uomo moderno. E nasce con la filologia, con l'umanesimo, con il 400, con il 500. Prima, l'idea della storia, come dire, non che non si avesse la percezione della storia, anzi tutt'altro, però ci si vedeva immersi nel fluire della storia. Per cui effettivamente la storicità era data dalla stessa stratificazione in cui uno si trovava immerso. Pensate a, ecco, vi faccio un'idea, come dire, un'immagine per dare l'idea. Pensate a Istanbul. Se siete stati a Istanbul, Odierna Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio, voi vi rendete conto proprio di questa idea della storia che non è la nostra idea della storia. Se voi andate in una città dell'Europa occidentale, trovate il centro storico conservato per quello che è possibile, e poi trovate la periferia, eccetera, eccetera. Istanbul, invece, è l'espressione di una mentalità che ancora conserva quest'idea della storia come fluire ininterrotto di vita che continua. Perché è una città che mangia continuamente se stessa, senza sosta. Senza soluzione di continuità. Sulle mura teodosiane ci hanno costruito i palazzi dei bei dell'impero ottomano, poi questi sono caduti e ci hanno costruito le baracche degli anni 50, poi queste sono cadute e ci costruiscono i palazzoni di cemento armato, ma è tutto un continuum che si fa, si disfa e si rifà. Se voi andate nell'ippodromo a Istanbul, è la cosa più straniante, perché lì sapete che ci hanno lavorato degli architetti europei, perché sembrava una cosa finta, nel senso che c'è questo giardino di tulipani con delle specie di aiuole,
con dentro questi pezzi che erano quello che rimane della meta dell'ipotesi. Se invece andate lì dove c'è la città vera, vi rendete conto di quella che è l'idea della storia per le culture che non solo la nostra cultura laica, moderna, rinascimentale, umanista, e poi ancora illuminista, sì, positivista, sì, eccetera, eccetera. È chiarissimo. Perché è una storia che si divora, è come un uovolo, no? Cioè, avete presente il serpente che con la testa, con la bocca si divora la coda? È il cerchio che è sempre concluso e mai conchiuso, mi spiego? E quindi per Giustiniano era perfettamente naturale il fatto di dover divorare la storia per poterla far vivere ancora nella presentificazione che gli serviva. Ma il paragone con l'architettura credo che sia veramente azzeccato e chiarisce tutto, nel senso, nella mentalità pre-ottocentesca si può utilizzare l'architettura antica come vogliamo perché ha un suo valore utilitario. Il valore ideale eccetera è un'idea recente. Noi oggi non avremmo bruciato 2.850.000 linee di testo, ma questo è un concetto relativamente moderno, e questo è chiarissimo. Esatto. Vogliamo parlare allora quindi degli altri pezzi, perché ti avevo interrotto brutalmente. No, sarò brevissimo. Gli altri pezzi sono le Instituciones. Istituzioni che cosa sono? Sono fondamentalmente un manuale per lo studio del diritto. Esatto. E anche qui noi abbiamo questo fenomeno della storia che divora se stessa, perché in realtà le Instituciones, che non sono le istituzioni Stigaio, attenzione, le istituzioni Stigaio furono riscoperte molti secoli dopo, e noi oggi abbiamo il testo dell'istituzione Stigaio. Che è precedente, no? Precedente istituzione di Galles. È precedente. Sicuramente precedente di diversi secoli, e sono un manuale che ha cannibalizzato quasi i due terzi, sono copiati parola per parola dall'istituzione di Gaio, la struttura è esattamente la stessa, i concetti sono esattamente gli stessi, però sono un prodotto a loro modo nuovo, perché appunto sono, come dire, fatto con pezzi delle istituzioni di Gaio, ma servono allo scopo di stare dentro questo programma di Giustiniano. Va bene? Benissimo, chiarissimo. E poi ci sono le novelle, come dice il nome stesso, le novelle Constitutiones sono il fuor d'opera che è stato aggiunto dopo, diciamo, il completamento di questo programma unitario, diciamo così, di produzione normativa, cioè dopo l'anno 534. Sì. Ed è interessante come, leggendo, sembra quasi che Giustiniano si scusi del fatto che ci siano nuove leggi, perché lui aveva creato questa costruzione che doveva essere eterna e valente per sempre, ma nel presentare le novelle sembra quasi come dire: purtroppo, che ci dovete fare? Le necessità del governo cambiano in continuazione, quindi sono stato costretto ad aggiungere nuove leggi. Questa almeno è la mia impressione, non so se. Ma questo è il, come dire, è la migliore dimostrazione del fatto che il programma di restituzio giustinianeo in realtà è un programma per un'epoca, una grande illusione politica, ma è un programma per un'epoca di cambiamento ormai inarrestabile. Non è un caso che il regno di Giustiniano si chiude con la peste, e noi sappiamo benissimo che le epidemie, e qui purtroppo il riferimento all'attualità è molto bruciante, le epidemie segnano sempre un cambio d'epoca. Peste di Giustiniano, peste nera del 1300 segnala, diciamo così, la fine del Medioevo, e oggi forse siamo alla peste del postmoderno. Io sono convinto, e questo me lo dici, adesso parliamo proprio di storia, ma che la peste di Giustiniano sia forse un momento molto più adatto, se ovviamente non esiste mai una data di un prima e un dopo. Però se dovessi scegliere oggi una data fine dell'antichità, io sceglierei il 541 e l'inizio dell'epidemia di peste di Giustiniano, che poi resta nel mondo mediterraneo, perché circa ogni 20 anni continua a colpire per altri 200 anni. Quindi ha un impatto devastante e ci si potrebbe fare anche una serie di discorsi su come ha impattato anche probabilmente l'ascesa della potenza araba, ma questo è un altro argomento, conto di coprirlo. Tu lo sai benissimo e lo dici con consapevolezza, ma questa periodizzazione che vede la fine del mondo antico con la peste di Giustiniano è molto cara a una parte della storiografia, soprattutto anglosassone più recente. Sì, esatto, perché è significativa anche
ed è dimostrabile anche archeologicamente, nel senso, nel senso che archeologicamente è stato trovato come il V e il VI secolo in Oriente fino al 541 sono periodi di sviluppo, di crescita economica. Nell'Oriente fino a tutto il VI secolo. L'Occidente ha un periodo di grossa crisi intorno alla metà del V secolo, ma poi ha un recupero anche l'Occidente sul finire del V secolo, inizio del VI. Quindi è quasi evidente come questa cesura, anche dal punto di vista economico, della dimensione delle città, dello stesso ruolo delle città, si ha più con le conseguenze della peste e poi di una crisi sistemica che con la nostra visione molto occidentale della caduta dell'impero romano d'Occidente del 476. C'è un'altra cosa, proprio se vogliamo deoccidentalizzare la nostra prospettiva sul mondo antico, che è un indicatore molto interessante, e io veramente in questo senso invito tutti a leggere un libro bellissimo di una storica francese che si chiama Luce Brunois, o Noise, La via della seta. Dopo la peste di Giustiniano, allora, Giustiniano, una delle cose che ha fatto è stata impiantare una cultura di pachi da seta. Non ha avuto molta fortuna, però segnala che la via della seta, cioè la comunicazione tra i due grandi imperi, l'impero, diciamo così, romano, chiamiamolo impero romano, e la Cina, era aperta. C'è un periodo in cui la via della seta si chiude. Perché, nel senso, ci sono varie ragioni, non andiamo troppo nel dettaglio, ma questa frattura non è nel V secolo ed è anche successiva al VI secolo in un certo senso. E avviene solo con la conquista araba, ma non vorrei semplificare troppo le cose, però c'è un momento in cui questa rete che collegava il mondo eurasiatico per tutta l'antichità, praticamente quasi tutta l'antichità, viene a rompersi e verrà ricostruita poi lentamente solo durante la parte, diciamo, di grande sviluppo del Medioevo, che sarà più avanti. Tornando alla legge, io una curiosità ho: come si compara la produzione legislativa di Giustiniano alla tradizione che si afferma in Occidente della legge dei Visigoti o della legge dei Burgundi, insomma le esperienze, le leggi romane e barbarorum, esatto, le leggi romane e barbarorum, esatto, come si comparano tra di loro? Non si comparano, nel senso che fanno riferimento a due mondi concettuali che sono ormai profondamente diversi. Innanzitutto, ecco, qua voglio sottolineare una cosa interessante, cioè per dire quanto poi in effetti questo mondo si disgrega. E fino alla riscoperta del Corpus Iuris, si chiama riscoperta del Corpus Iuris, ma ovviamente non lo chiamano Corpus Iuris, fino alla riscoperta del Corpus Giustinianeo, la compilazione, diciamo così, più importante, che ha più influenza fra quelle del tardo impero romano in Occidente, fu il Codex Theodosianus. Sì. Di Giustiniano non ne sapevano praticamente niente. Esatto. Ok, e in effetti questo si ricollega molto agevolmente alle leggi romane e barbarorum, perché questi sovrani, questi regni romano-barbarici, prendevano pezzi del diritto imperiale, soprattutto prendevano il Codex Theodosianus, e li montavano insieme con altre cose, facendo delle centoni molto interessanti, molto affascinanti, una specie di, come dire, un arazzo pieno di colori screziati che restituisce proprio tutta la vitalità di questi regni romano-barbarici, destinati ad avere un'applicazione molto, a sua volta, variopinta e differenziata, perché per esempio non tutte le leggi romane barbarorum erano veramente indirizzate soltanto alla popolazione di etnia latina che questi sovrani avevano assoggettato, alcuni si applicavano anche alla popolazione, diciamo così, di etnia germanica, dipende da caso a caso. Se non sbaglio, i Visigoti si applicava a tutto il regno, la legge visigota. Sì, poi c'è anche una distinzione diacronica, nel senso che ci sono dei momenti in cui ha trovato un'applicazione personale, dei momenti in cui ha trovato un'applicazione più territoriale. Però ecco, questo per dire che sono delle sorte di centoni che danno la misura di questo amalgama particolarissimo fra la civiltà latina, diciamo così, morente, e la civiltà germanica. Sono un prodotto culturalmente, storicamente e giuridicamente diversissimo rispetto al grande tentativo sistematico di Giustiniano. E
vorrei precisare una cosa perché non l'ho detto in anticipo. Il codice di Teodosiano è di Teodosio II, non Teodosio I. Non l'ho detto e ci tenevo a precisarlo. Quindi parliamo di, se non sbaglio, 428, 429. 427. Sì, sì, comunque stiamo parlando nell'inizio del V secolo. Fu inviato, questo mi ricordo, fu inviato in Occidente l'imperatore Valentiniano III, giovane imperatore in realtà sotto Galla Placidia, sotto poi più avanti Flavio Ezio, e promulgato anche in Occidente, quindi il codice teodosiano poi viene incorporato in gran parte, modificato, eccetera, nella tradizione legislativa dei regni romano-barbarici. Domanda per il professore. Sul libro del nostro corso, il famoso Pene Vidari, si sottolinea che con la caduta dell'impero si passa dalla territorialità del diritto alla personalità del diritto. Che cosa si intende con questo concetto? Allora, la territorialità del diritto significa che il potere di governo, chiamiamolo così in modo molto ampio, perché non mi piace usare la parola Stato, perché lo Stato è un fenomeno giuridicamente e storicamente determinato, il potere di governo o il potere politico, come lo vogliamo chiamare, dispone una norma che si applica a tutti coloro che sono soggetti a quel determinato potere di governo, quindi entro un determinato contesto di spazio-tempo. Esatto. Okay? Entro i confini, per questo... Non chiamiamoli, però non li chiamiamo confini, perché per esempio l'impero romano, che è comunque un soggetto che applica un diritto territoriale, tecnicamente non ha confini, cioè ha il, come dire, limes, ma non ha il finis, nel senso che è elastico, non ha il concetto di confine naturale, che è un concetto ottocentesco. Sì, okay? Il concetto di confine dello Stato è un concetto che viene molto, molto, molto poco. Quindi io direi spazialità più che entro i confini, entro lo spazio in cui si esplica questa potestà di governo. Ok? Questo per il territoriale. Per il personale invece è chiaro che ciascuno, in una visione diciamo così anche più arcaica se vogliamo dell'applicazione del diritto, nasce con un proprio corredo non solo di diritti, di facoltà, di obblighi, di poteri, ma di oneri, ma anche con proprio un corredo di diritto oggettivo che gli è applicabile in ragione della sua etnia. Io sono germano, sono un uomo libero e mi si applicano queste regole, naturalmente di origine consuetudinaria, per lo più, o anche in ragione dello status. Per esempio, io sono chierico, e quindi mi si applicano queste regole che non si applicano a chi non è chierico. Io sono miles, e non mi si applicano altre regole, non mi si applicano alcune, e così via. Sì, in base anche alla classe sociale, questo si applica. In base anche alla classe sociale. Si applica una forma di diritto diverso rispetto all'altro. Per quanto riguarda il diritto romano barbarico, questa affermazione in linea di principio è vera, cioè nel senso che i germani applicavano il proprio diritto, i romani applicavano il proprio diritto, è una linea di principio. In realtà poi la storia è molto più sfaccettata ed è molto più complessa, perché ci sono dei passaggi e ripassaggi tra personalità e territorialità che appunto noi vediamo pure nelle leggesse romane. Allora, mi spiego. Hai fatto accenno, Giulio, alla questione che il corpus è stato riscoperto. Sì. Quindi, come è avvenuto? Questa è una cosa interessante, penso, no? Quale applicazione ha avuto nella sua storia, dove, come, quando, e a quale punto della storia è stato reintrodotto in Occidente? La risposta è avvolta un pochino nell'oscurità, nel senso che se dobbiamo dare credito alla leggenda ottocentesca, il Corpus Iuris viene riscoperto in questa scuola giuridica bolognese, tra l'altro il Carducci si inventò pure l'anno esatto in cui sarebbe avvenuta questa riscoperta, guarda caso coincide con le celebrazioni del millenario dell'Ateneo bolognese, quindi un po' sospetta. Posso sperare così, diciamo, no? Funziona troppo bene. Non lo so. Di solito, nella storia, quando le cose sono troppo belle, di solito non sono vere. Generalmente sono troppo belle per essere vere. Allora, ci sarebbe stato questo Pepo, Pepone, questo retore, questo grammatico, perché poi esistevano le arti del Plinio e del Quadrivio, che per primo avrebbe rinvenuto questi libri legales giustinianei e avrebbe cominciato così prometeico a insegnare il diritto giustinianeo, il diritto più raffinato, eccetera, eccetera, dopo di lui il suo allievo Irnerio, Lucerna Iuris.
Lewis. Sono tutte e due figure che probabilmente non hanno proprio nemmeno una certa consistenza storica. Quello che invece è certo è che noi nella prassi, nelle testimonianze di applicazione del diritto a casi concreti che ci sono state tramandate, che abbiamo fino ad oggi, a un certo punto, cioè nel tornante dell'anno 1000, iniziamo a vedere che i pratici nel risolvere questioni di diritto fanno riferimento al corpus giustinianeo. Il primo, mi piace ricordarlo, di questi momenti di applicazione così di riaffioramento del corpus giustinianeo che noi conserviamo in senso cronologico, è il cosiddetto Placido di Marturi. Ok? E io per una vita ho pronunciato Placido di Marturi, visto che non c'ero mai stato, perché è un paese in Toscana che si chiama Marturi, c'è proprio l'accento sulla U. Poi dopodiché qualcuno che di quelle parti mi dirà no, non è vero, è una tessera, io ho trovato proprio l'accento sulla U. Comunque, questo Placido, che cos'è un Placido? Un Placido è un atto con cui fondamentalmente si riconoscevano le parti reciprocamente dei diritti o degli obblighi. Ad esempio, il Placido più famoso, quale tu forse ne parlerai, se ne già, no, ne hai già parlato sicuramente, ma ne parlerai, è il Placido Cassinense, no? Quello che è la prima espressione della lingua volgare scritta: Sauco che le terre per quelli fini che li contene, 30 anni di possette parte Santi Benedicti. E questa è un Placido, cioè c'è un tizio che dice: guarda, io riconosco che quelle terre con quel determinato confine, no? Per 30 anni sono state in possesso della parte Santi Benedetti, cioè praticamente della congregazione cassinense, quindi dell'abbazia di San Benedetto. Il Placido di Marturi è una cosa simile, solo che ad un certo punto queste parti contraenti, con il loro bravo giureconsulto che si chiamava Pepo, e quindi in effetti è suggestiva questa cosa, dicono non solo che c'è una determinata situazione di fatto, ma poi fanno applicazione e citano proprio espressamente il corpus giustinianeo. Quindi che cosa significa questo? Significa che nel tornante dell'anno 1000, quindi nell'inizio di questa fase di straordinaria rifioritura della cultura medievale, che poi culminerà nel 200, in questo secolo meraviglioso di conquiste letterarie, architettoniche, filosofiche, insomma, nella rifioritura del tornante dell'anno 1000, ecco che la società occidentale, e in particolare quella italiana, in un certo senso ha una domanda di un diritto più raffinato rispetto a quello, diciamo, alto medievale che veniva dai Longobardi, sostanzialmente. Esatto, quello che è probabilmente il più grande storico italiano del diritto vivente, Paolo Grossi, non probabilmente, senza dubbio, lo è, definisce l'officina della prassi, perché poi, diciamo, dal VI secolo, dove ci siamo fermati noi, fino al 1070-1080 di cui stiamo parlando, se ne passa un pochino di tempo. E in questo tempo non c'erano stati solamente delle punteggiature di atti pseudo-normativi di re di varie etnie germaniche, che siano stati Longobardi o altri, perché questo era solo un minuscolo frammento della realtà giuridica. Non pensiamo che c'era un'autorità pubblica come la nostra che ormai pretende di esprimere un dominio sulle fonti del diritto. Là il re parlava, ma attenzione, parlava per punti, non è che il re era una punteggiatura giuridica all'interno di un universo invece che era fatto di consuetudini. Esatto. Vecchie, come dire, lacerti di diritto romano, teodosiano e post-teodosiano che venivano ancora applicati, di diritto canonico, di applicazione diretta addirittura di principi religiosi che venivano trasferiti direttamente. La cosiddetta equitas canonica, no? Quella che sarebbe poi diventata la equitas canonica. E quindi, però, a un certo punto, questa officina della prassi, il ribollire di questa officina della prassi, chiede un diritto più raffinato, più sistematico. Lo trova, naturalmente, siccome siamo nell'Italia centrale, dove c'era proprio il confine tra le terre, dove era arrivato, diciamo, la risacca della restitutio imperii, si era spinta, quindi
fondamentalmente quella che era l'esarcato di Ravenna, quella che era il dominio della Chiesa a Roma e poi a sud, vabbè, che ne parliamo a fare. Ecco che qui in queste terre trova una remota memoria di quella che è il diritto della civiltà bizantina e lo riscopre, lo riprende e attraverso, come dire, un fluire di atti che stanno appunto dal basso verso l'alto, quindi praticamente è la società che chiede una determinata applicazione di regole condivise di diritto e non è un singolo soggetto che si sveglia, si prende un bancariello e inizia a fare il professore all'Università di Bologna, ritorna appunto questa vigenza del diritto giustinianese. Però perché? In quanto, come voi avete detto, i giuristi medievali, ratio scripta, cioè praticamente nessuno di loro pensava che dovesse avere vigenza perché si ritenevano soggetti alle regole giuridiche che poneva l'imperatore bizantino, che all'epoca ancora esisteva. C'era la dinastia dei Comneni, ci fu anche un momento di rinnovato protagonismo sulla scena geopolitica, chiamiamola così. Stiamo parlando del tempo delle crociate, diciamo. Esatto, stiamo parlando del tempo delle crociate, stiamo parlando di una grande controffensiva. Poi non tutti sanno che le crociate in effetti durano scatenate proprio da una richiesta di supporto all'Occidente fatto dall'imperatore Alessio Comnena. Quindi non è che questi si ritenessero soggetti in alcun modo all'autorità presente e attuale dell'impero bizantino, ma ritenevano che quell'impero, che era un impero cristiano, che quindi era un impero, diciamo così, che era in accordo con l'ordine naturale delle cose voluto da Dio, perché l'imperatore era, diciamo così, uno dei due soli danteschi fondamentalmente, ecco che quindi aveva, come dire, in un certo senso era giunto a questa culminazione di sapienza giuridica che poteva rappresentare, come dire, una sorgente quasi inesauribile di regole che potevano essere applicate indistintamente in tutta la Repubblica cristiana. Esatto. Era una comunanza, come dire, di valori, di quadro di riferimento, quella stessa che fa poi mettere Giustiniano, non a caso, da Dante in paradiso. Giustiniano, Dante lo mette in paradiso, lo mette nel cielo di Mercurio, che è quello che, come tutti noi ricordiamo dagli studi di liceo, dove vengono le anime di coloro i quali agirono bene per il desiderio della gloria, fondamentalmente, e quindi quando Dante lo incontra c'è questa figura che gli dice: Cesare fui e sono Giustiniano, che per voler del primo amor chi sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. E qui c'è tutto quello che c'è tutto quello che il Medioevo pensa rispetto all'opera diciamo così, legislatrice di Giustiniano. Il voler del primo amor chi sento, che cos'è? Il primo amor chi sento è quello che attrae l'anima, San Tommaso d'Aquino, no? È quello che attrae l'anima dell'uomo verso Dio, perché è la relazione fondamentale della persona, la relazione verso il creatore. E anche il sommo bene dell'anima. Ho appena avuto una chiacchierata sulla filosofia tardo-antica, quindi mi ci ritrovo perfettamente su questo. E quindi Giustiniano, imperatore cristiano, illuminato dall'amore di Dio, quindi per voler del primo amor chi sento, che cosa fa? Prende le leggi e trae il troppo e il vano, perché le leggi sono una parte fondamentale del disegno, le leggi nel senso che l'ordinamento della società civile è una parte fondamentale del disegno universale della salvezza. Il disegno universale della salvezza che si compie in questo, come dire, spazio, che è lo spazio della storia in cui si compie l'incarnazione di Cristo e che è diviso, diciamo così, questo teatro del mondo è diviso fra due soli, la potestas dell'imperatore e l'auctoritas del Papa. Quindi va benissimo prendere le regole di Giustiniano, anche se ovviamente noi non siamo soggetti all'impero bizantino. Tuttavia l'impero come categoria dello spirito, della mente, diciamo, dell'uomo medievale giustifica il fatto che quelle leggi di Giustiniano vanno bene per noi uomini del Medioevo come ratio scritta. Una domanda, quindi, nell'impero romano medievale, quindi l'impero cosiddetto bizantino, il codice di Giustiniano continuò ad essere applicato per tutta la durata della sua storia?
Ovviamente modificato più e più volte. Ovviamente modificato e rispetto a quello che dicevamo prima, modificato in greco. Esatto, da Giustiniano in poi tutte le leggi saranno in greco, però so che sono state, diciamo, rieditate da diversi imperatori successivi. La base del diritto giustinianeo continua ad essere utilizzato per tutta la sua storia. È una questione occidentale, sì, sì, la riscoperta del codice, in questo senso, come riscoperta in Occidente. In Oriente non se l'erano mai dimenticato, insomma. Però in Oriente era normale che non se lo fossero mai dimenticato. Certo, c'è una continuità istituzionale che in un certo senso rende, come dire... Sì, lo so, però ci tengo a sottolinearlo, perché è tipico della... non di noi tre, ma è tipico della mentalità occidentale di dimenticarsi un po' di questi romani d'Oriente. E quindi, e quindi ci tengo a risottolinearlo perché sia chiaro, ecco, non perché è ovvio... No, ma non solo, ma noi poi dobbiamo anche pensare che in realtà, se vogliamo, visto che stiamo facendo una chiacchierata un po' a 360 gradi, il tempo del Medioevo è esattamente il tempo dell'impero romano d'Oriente. Esatto. Per cui, cioè, io dico... quando cade Costantinopoli è finito il Medioevo. Sì, io la preferisco come data anche al 1492, e comunque la distanza sono 4 decenni, e soprattutto è questo, per quello io lo chiamo l'impero romano medievale. Perché per me l'impero romano medievale è quello lì, insomma, è l'impero romano che continua dopo Giustiniano fino... Diciamo... D'altronde, in questo sei molto bizantino, perché loro in effetti si riferivano a se stessi come i romani. Sì, i romani. O i romanoi, sì, sono sempre stati, si sono sempre chiamati romani. Romaioi, nella greca. Anzi, aggiungo un piccolo dettaglio. Nell'Ottocento, su un'isoletta greca, venne conquistata dalla nuova Grecia indipendente, e sfilarono i soldati greci nell'isola popolata da persone di lingua greca, e loro, i greci, si chiamano in lingua greca, si chiamano gli elleni, e quindi a un certo punto c'erano i passanti, sono venuto a vedere gli elleni, e dicevo, come, e i soldati passano, dicono, ma come gli elleni? Sì, noi siamo elleni, ma siete elleni anche voi. Dice, no, noi elleni, noi siamo romani. E questo poi parliamo dell'Ottocento. Mi per dire come questa... Ma d'altronde l'impero ottomano, quando stabilì i suoi vilayet in turco, cioè praticamente le sue, come dire, constituency, le sue province, etnie e province, perché potevano essere sia su base personale sia su base territoriale, uno di questi era proprio Rum, cioè praticamente erano tutti i greci, i bizantini, rimanevano assoggettati a molte delle loro regole. È il primo stato turco. La regione, sì, la chiamano anche Rumelia ancora. Esatto, Rumelia. Esatto. Rumelia. Il primo stato in Asia Minore è il sultanato di Rum. Il sultanato, esatto, di Rum. Esatto, il perché, sultanato di Rum. Perché è il sottano nello stato dei Romani. Quindi, noi chiudiamo dicendo che dopo Giustiniano, infatti, che fra l'altro, attenzione, quest'uomo di confine fa una cosa simbolicamente importantissima che non so perché quasi nessuno ricorda, cioè Giustiniano abolì il consolato. Ah sì, non ne parlerò. È fondamentale. Dopo di lui appunto, non sono più degli imperatori con la titolatura, diciamo così, tardo antica, si iniziano a chiamare in greco come Basileus ton Romaion. Tra l'altro non so se l'abbiamo detto, però il Corpus Iuris Civilis rimarrà in vigenza non solo nell'impero bizantino ma anche nel sud Italia, perché comunque sud Italia, specialmente la Calabria, la Puglia e la Sicilia fino all'Ottocento, prima che venisse conquistata dagli Arabi, rimangono territori bizantini, e quindi il diritto romano si applicherà fino alla conquista di Roberto il Guiscardo e di Ruggero d'Altavilla, fino al 1100 circa. E questo serve sempre a dare la prospettiva di cos'è Oriente e cos'è Occidente, insomma, esatto. Che non sono due termini così chiaramente divisi come siamo abituati a pensare. Come dice Ghibli. La Calabria è Oriente. E io sono lucano, quindi noi in Basilicata stiamo esattamente al confine tra il Mercurion e il Latiniano, siamo fra la lingua latina e la lingua greca. Comunque, e quindi non è vero quello che dice Kipling, che East is East and West and never the two shall meet, perché invece noi siamo
Noi siamo la dimostrazione, noi mediterranei, del fatto che Oriente e Occidente si mescolano e si rimescolano continuamente. Esatto. Allora, un'ultimissima domanda che ti volevo porre è di nuovo un po' una provocazione, perché di nuovo qui è leggendo chi magari dal mondo anglosassone guarda questa tradizione del codice civile, una critica che ho letto è che sia un diritto di natura più autoritario rispetto al diritto dell'anglosassone, dove sostanzialmente la giurisprudenza è regina rispetto alle leggi, scusate se lo semplifico in modo brutale, mentre come il concetto a cui hai fatto riferimento tu, detto benissimo in latino, il principe è legge, è un diritto di natura potenzialmente, non è obbligatorio, ma potenzialmente più autoritario. Cosa ne pensi a riguardo? Allora, voglio essere telegrafico, perché su questo ci potrei parlare per ore e ore, finiremmo a parlare di Hobbes, del Leviatano, dell'autolimitazione dello Stato, tutta una serie di cose della natura stessa del potere sovrano. Secondo me è una grande sciocchezza, nel senso che queste semplificazioni in realtà, con la smania classificatoria propria, diciamo così, del positivismo ottocentesco, si perdono la caratteristica più importante della storia e anche della storia del diritto, che è la complessità. Allora, il common law in quanto tale è un mito storiografico, il civil law in quanto tale è un mito storiografico, il diritto, law of the land, l'ex terre, in quanto tale, come noi lo conosciamo, si autoconcepisce come common law a partire dal 1600. Allora, di che cosa stiamo parlando? Diciamo, giudici della curia Parom di un re normanno, in realtà non è che avevano la percezione di stare applicando un diritto giurisprudenziale, semplicemente loro si comportavano come i giudici feudali del duca di Normandia, che era diventato, per fortuna sua, re d'Inghilterra. Ma il duca di Normandia, in quanto tale, era vassallo del re di Francia, che invece era anche, come dire, nel suo status legato all'idea di impero fin dall'Ottocento, dalla famosa notte di Natale dell'Ottocento. Allora vedete che sono sacche, come sono, dire, sono nella risacca della storia, che poi crea delle mitologie che però non sono veritiere. Allora, perché l'autoritarismo del civil law? Perché in realtà noi, guardando in retrospettiva, vediamo uno schematismo che collega in modo molto meccanico la tradizione di civil law alla tradizione dello Stato moderno di stampo francese, e quindi dello Stato moderno continentale, che si basa su una nozione di sovranità che nel mondo della statualità moderna e del costituzionalismo moderno anglosassone non esiste, tant'è vero che loro non usano nemmeno la parola Stato ancora oggi. Esatto. Per esempio, gli storici anglosassoni parlano con grande libertà di Roman State, Greek State, eccetera, eccetera, per il semplice fatto che per loro la parola Stato non ha una particolare pregnanza giuridico-politico-istituzionale. Poi ci siamo noi, che siamo ciucci, li copiamo, e ci sono gli storici italiani che usano la parola Stato greco, Stato romano, e sbagliano clamorosamente, perché invece quando noi usiamo la parola Stato ci dovremmo rendere conto che stiamo usando un termine che ha una sua particolare pregnanza e individuale pregnanza politica, istituzionale, filosofica, giuridica, storica, eccetera. Quindi bene che gli inglesi dicano Roman State, Greek State, male che lo diciamo noi, vi spiego quello che voglio dire. Però quello che voglio dire in questo momento è questo, cioè che è una retrospettiva. In realtà questo meccanismo civil law, Stato, sovranità, autoritarismo non è mai esistito. È tutto molto infinitamente più complesso. Anche io ho la stessa sensazione, però volevo che venisse fuori da te, insomma, perché leggere mi sembrava proprio un tipico meccanismo, diciamo, casuale, che salta millenni di storia per legare Hitler, Napoleone e Stalin a Giustiniano, e questa era, mi sembrava... Guarda, se proprio vogliamo, lo ius comune, diciamo, medievale, e quindi l'utilizzo che nel Medioevo si fa del corpus iuris in un quadro molto più ampio, che insomma è variegato, che qua non stiamo a ripetere, e quanto di meno autoritario possa esistere. Esatto. Perché è un sistema
che prescinde completamente da un potere di governo centrale che opera nel continuo. Esatto. Cioè la legalità medievale ci sta perché ci deve stare. È autogestita dalla giurisprudenza, esatto. Praticamente, autogestita dalla giurisprudenza. Allora, il sovrano medievale ha la funzione principale di esistere, di rappresentare un suggello dell'ordine e non solo, quello di porsi come fons iuris, non fonte del diritto nel senso in cui lo intendiamo noi oggi, ma proprio scaturigine nel senso che come la fonte, non è che l'acqua viene creata dalla sorgente. La sorgente trasmette l'acqua dalla venatura della terra alla superficie, quindi il re è colui il quale pronuncia un diritto che è preesistente. Allora nulla di meno autoritario del fatto che il corpus iuris altro non è che una forma visibile, tangibile, di un ordine giuridico preesistente che in quanto tale non è voluto da nessuno e neanche meno da un'autorità politica, ma semplicemente rispecchia l'ordine naturale delle cose voluto da Dio. E qui ci sta bene concludere con una citazione della Summa Teologica di San Tommaso, il quale nel momento in cui dà la definizione di lex, che per noi oggi è l'atto di volontà del sovrano per eccellenza, dice lex est quedam rationis ordinatio ad bonum commune. È tutto il contrario. La lex è la ragione che si ordina, si dispone verso il bene comune. Io penso che questa sia la definizione di anti-autoritarismo. Ok. Perfetto, gli abbiamo dato una bella risposta agli anglosassoni. Allora, vorrei ringraziare tantissimo Giulio, grazie anche Francesco, è stata veramente una chiacchierata stupenda e non vedo l'ora che anche gli altri possano ascoltarla. Veramente grazie perché abbiamo fatto un volo su migliaia di anni, mi sono piaciuti i vari agganci sulla storia, sempre molto pregnanti, veramente grazie dal profondo del mio cuore. Ma no, grazie a te. E poi, come vedi, io sono uno di quelli che pensano che il diritto è un fenomeno, come dire, sociale a tutto tondo, quindi bisogna parlare di architettura, bisogna parlare di filosofia, storia, di tutto, perché sennò, insomma, non si capisce, proprio, no? È chiaro. Carta arida, non serve a niente. Il diritto è comunque immerso nella dimensione storica, non c'è niente da fare. Non è a parte, non è gliel'abbiamo fatto bene sto lavaggio del cervello. Bravo, ragazzo, glielo diamo un 25. L'ho preso 28. Hai preso 28. Guarda. Ok, perfetto. Ma perché il professor Zumbini è pericoloso. Esatto. È esigente. Allora, do un ultimo gancio, Francesco, tu sei anche tu un podcaster, vuoi raccontare ai miei ascoltatori qual è il tuo progetto? Sostanzialmente manca in Italia un podcast che approfondisca, almeno come lo intendo io, l'opera di John Ronald Reuel Tolkien, di cui sono un appassionato. E no, quindi, vabbè, e qui sì, veramente si fermano gli orologi proprio, cioè no. Devo invitare il prof anche io allora. Bene, siamo tutti appassionati quindi, perché ovviamente anch'io, insomma, io sono abbastanza fissato sull'argomento. E ho iniziato da poco, però ci sto provando. Marco è presente il mio padre, podcaster, padre adottivo ormai. quasi tutto lui. Quindi, come si chiama? Cronache della Terra di Mezzo, se non sbaglio. Esattamente. www.cronacheterradimezzo.com. Ok, andate ad ascoltare Cronache della Terra di Mezzo, parte sin dalla creazione di Arda in poi. Bene, spero vi sia piaciuto questo episodio. Sono argomenti, mi rendo conto, complessi, ma se ho sollevato dei dubbi e delle curiosità, fatemi pure delle domande su info.italiastoria.com. Ho messo su un piccolo team di giuristi che mi hanno dato una mano. Ringrazio in particolare i miei amici Paolo e Antonio, due professori universitari che sono anche degli amici da una vita. Il podcast tornerà tra una settimana. Buona notizia, vero? Riprenderemo la storia delle guerre di Giustiniano, dove l'abbiamo lasciata. Belisario che abbandona l'Italia al suo destino, Totila che inizia la sua marcia verso il trono, Cosro che si prepara ad infrangere la pace eterna. Ma in tutto questo, mentre gli uomini giocano al gioco del trono, gli estranei marciano verso i sette regni, portando con loro l'Apocalisse.
Grazie mille per l'ascolto. Se vi piace il podcast, vi prego di lasciare una recensione sulla pagina Facebook, su Apple Podcast o Castbox o qualunque altra piattaforma la supporti. Per sostenermi andate su www.patreon.com/italiastoria o lasciate una donazione con PayPal o carta di credito sul sito italiastoria.com. Vi farò avere in entrambi i casi l'episodio premium. Alla prossima puntata!